Ed eccoci qui. Salve a tutti, buonasera se sera, buongiorno se giorno a tutti coloro che sono in diretta in questo momento e tutti quelli che poi si uniranno nel nostro canale ad ascoltare Radio Visione 1111. Un saluto a tutta la chat, Patrizia, Peressini, Mary Prosperi, Katia, Giorgio Fontana, Stella, Gufo Volpe e tutti, Pina di Bilio, tutti coloro che diciamo sono rappresentanti della nostra chat. Naturalmente il mio saluto va anche a coloro che sono in questo momento in ascolto soltanto o in visione senza entrare in chat. Benissimo, questa sera ho avuto un po' di problemini, ve lo dico già adesso, purtroppo ho avuto un po' di problemi con aspettate che aggiusto un attimino. Ho avuto un po' di problemi con i video, però questo non vuol dire che questa sera, insomma, ci perdiamo la trasmissione. Ho avuto problemi a caricare i video, però li farò vedere sullo schermo. Per questo vi ho chiesto se si sentiva bene, perché questo è il modo che ho questa sera di farvi vedere i video. Purtroppo può capitare che non tutto riesce perfettamente. Perché vi spiego anche perché. Questi video che vi farò vedere sono video in 4K, quindi molto, molto potenti, molto forti, con molti giga. Quindi per caricarli ci vuole tantissimo e per convertirli ancora di più. Quindi non ho potuto convertirli questa sera e quindi. Vabbè, però speriamo bene, speriamo bene. Allora, intanto facciamo un saluto a tutti e alcune piccole informazioni tecniche per gli ascoltatori di Radio Visione 1111. Avevamo detto che da questo lunedì iniziavamo le conferenze e invece abbiamo deciso di partire dal non questo lunedì, l'altro ancora, quindi sarebbe lunedì, adesso ve lo dico. Se questo prossimo lunedì è 24, quindi sarà lunedì 1 luglio. Così ci diamo un po' del tempo per pubblicizzare, per spiegarvi come fare per entrare a partecipare alle conferenze e quindi abbiamo tutto il tempo. La prima conferenza sarà con Padre Matteo, dove lì veramente potete scatenarvi, fare domande, fare tutto quello che volete. Inizia quindi questa serie. Intanto salutiamo anche Rocco domani con la sua rubrica. Io non so se domani che giorno è? Fatemi un po' vedere. Domani è venerdì? No, vabbè, potrei anche esserci.
Quindi, cari amici, iniziamo questa serie che ho voluto nominare Leggende Astrali, perché attraverso le leggende si può conoscere la storia della nostra umanità. È ovvio che le teorie sono tante, ci sono tante teorie, ognuno preferisce la sua. Queste sono leggende che ci raccontano come siamo stati creati, quanti mondi ci sono paralleli, quante razze. Insomma, è un excursus su quello che a cui molti non credono, e quindi naturalmente noi ci rivolgiamo a chi vuole credere che esistono altri mondi, che esistono altre razze. Io intanto preparo, mentre vi parlo, preparo il primo video che vi voglio far vedere, che io ho preparato. Adesso fermo lì, non partire. Il primo video, ripeto, anzi, spero che si senta bene. Il primo video è sulla creazione, su Atlantide, la vera storia di Atlantide, che cosa è successo. Ecco, questa è una versione che ci viene da alcuni contattisti di esseri di altri mondi, in questo caso esseri che provengono dalle Pleiadi, e ci danno un resoconto su cos'era Atlantide e su come è scomparsa. Ognuno, ripeto, ha la sua storia, noi abbiamo le nostre leggende, e adesso la faccio partire subito, sperando, ripeto, che tutto vada ok. Intanto continuo a salutare i miei amici, che queste trasmissioni sono veramente trasmissioni che hanno bisogno di un grande lavoro, perché io devo rivedere tutti i video, tradurli, cercare di farli diventare fluibili. Vi assicuro che non è un lavoro facile, ma non mi sto lamentando, perché è una mia scelta. Il mio lamento è solo che non sono riuscito questa sera a fare in tempo a caricarli come volevo, e pertanto ce li vediamo così. Quindi adesso io condivido lo schermo, però prima di condividere lo schermo devo dirgli allo schermo di condividere anche l'audio. Ok, perfetto, grazie. E allora, cari amici, partiamo subito con il primo video di Leggende Astrali. Io vi assicuro che nel futuro ne vedrete delle belle. Intanto ci guardiamo questo. Sapevi che l'antica città di Atlantide era una metropoli Anunnaki, tecnologicamente molto avanzata, delle meraviglie che abbellivano il nostro mondo ben 12.000 anni fa? Avevano elettricità, potere di volo, spade laser come armi e camere per ingiovanire in modo quantico, in grado di rivitalizzare le cellule del corpo per vivere migliaia di anni, trasferendo anche la coscienza in un altro corpo avatar, mentre il corpo originale ringiovanisce. Questo è dove la mitologia ricava storie dei dei capaci di scendere e diventare come uomini, ma non sono uomini. Atlantide regnò con uno splendore tecnologico che la distinse come un faro di insondabile progresso tecnologico e spirituale. Questi esseri Anunnaki, né dei né mortali, hanno lasciato la loro impronta nel tempo attraverso gli artefatti non elementari che hanno lasciato su questo pianeta. Sotto la profondità della scena sono meraviglie archeologiche e gli silenziosi della perduta Atlantide. Gli antichi eliografi egizi sussurravano i segreti di questa città leggendaria, pur essendo globale. Miti e mappe antiche risuonano in coro, mentre sabbie dell'Egitto giacevano indisturbate. Atlantide prosperò grazie a una fonte di energia quantistica che eclissò perfino le più moderne invenzioni energetiche. Oggi molti teorici antichi definirebbero questa fonte un esempio dell'Arca dell'Alleanza, una sorta di generatore di energia quantistica, una tecnologia ultraterrena proveniente da un pianeta chiamato Nibiru. Il globo stesso testimoniava il dominio dell'ingegno della città di Atlantide, dove gli esseri Anunnaki e gli immortali coesistevano armoniosamente, una fusione tra giganti e mortali, intrecciati in una civiltà che era allo stesso tempo terrestre
e celeste. Enki, un principe nel lontano pianeta Nibiru, era venuto per diventare re di Atlantide, dio dell'acqua per via della sua impeccabile arma tecnologica, il famoso tridente. Anche questo naturalmente si connette ai miti greci del dio Poseidone e una miriade di nomi di altri miti. Il viaggio all'interno nel tempo a 2300 anni fa, tra echi riverberanti di una visita di Solone, un antico saggio greco del tempio egizio di Seis, mentre svelava i sussurri nei secoli passati. I sacerdoti del tempio svelarono la saga in una città nata 9000 anni prima, caratterizzata da meravigliose tecnologie che danzavano sul filo della magia. Atlantide, cullata da delle colonne di Ercole e l'abbraccio dell'oceano Atlantico. Qual è la grande città situata tra la Spagna moderna e il Marocco? La città, appunto, delle mappe antiche. Si presenta come un capolavoro di geografia. Vaste pianure si estendono nella parte meridionale, distesa che si estende per oltre 345 miglia, mentre le montagne si ergono maestose a nord. Erge un'isola di anelli concentrici in cui si alternano terra e acqua, con al centro il palazzo reale, dedicato al dio Enki, noto come Poseidone. Gli Atlantidei, brillanti ingegneri, intrecciarono un tessuto di innovazioni, ponti attraverso abissi, canali scolpiti, sentieri e bagni pieni dell'abbraccio curativo di sorgenti calde e fredde. La loro maestria si estendeva nelle profondità della terra, dove i metalli ambiti chiamate oricalco, una radiosa roccia enigmatica che non era della terra, dipingeva i colori del mare che la circondava. Atlantide si espanse anche su molti piani diversi del globo e non solo sulla sua città, eppure come tutte le ascese di grandi e potenti città hanno una caduta. Alcuni figli di uomini che hanno imparato gli antichi misteri dell'universo e la scienza magica di Atlantide iniziarono a utilizzare la loro conoscenza nel buio, canalizzando demoni astrali inferiori provenienti da altre dimensioni che possono entrare solo nei nostri mondi attraverso l'uso del sangue e del sacrificio. Questi demoni entrarono nel mondo, strisciarono nell'ombra di Atlantide, anche sperimentando il DNA, dando agli uomini teste di animali, corpi degli uomini. I fratelli oscuri hanno eseguito tutti i loro ordini contro il male e l'oscurità. Purtroppo Ereshkigal, la figlia maggiore di Enki, era la leader e la maga dei fratelli oscuri. Incarnava tutta l'oscurità della sua anima per ottenere il potere sulla Terra e sulle galassie ben oltre. Tutte le guglie scintillanti e le strade labirintiche furono adattate per sorgere un faro di speranza. La principessa Yanna, e fu lei, la figlia di mezzo di Enki, venne a conoscenza delle trasgressioni della sorella, cercando, grazie alla saggezza della sua stirpe di Atlantide e alla grazia dell'oceano, di essere la guardiana. Con la sinistra presa dei fratelli oscuri e della magia di sua sorella Ereshkigal, la maga, queste entità oscure velate dall'enigma bramavano il dominio degli Atlantidei sulla tecnologia, intrecciandolo con la negromanzia nefasta. La loro ambizione cercava il dominio della realtà stessa, proiettando ombre che potrebbero oscurare anche il sole più splendente. Yanna, la principessa guerriera, si imbarcò in una pericolosa ricerca in ciò che è noto del mito greco egiziano sumero come il mondo sotterraneo, tuffandosi nelle profondità abissali, affrontando ombre e tempeste. Il suo viaggio si è svolto come un arazzo di scontri elementari, ebbene contro il male, il bene contro il male, fuoco e acqua, luce e oscurità, una testimonianza del suo spirito inflessibile, un incontro culminante. Yanna affrontò i fratelli oscuri in un mondo sotterraneo, sottomarino. Le forze elementali si scontrarono, illuminando gli abissi con la furia di fulmini e la danza delle ombre. Il tridente di Yanna luccicò come un faro di luce che estinse i fratelli oscuri e distrusse le loro anime in pezzi. Tuttavia, gli antichi incantesimi facevano pendere la bilancia a Ereshkigal e ha inviato alcuni incantesimi così forti che hanno usato armi tecnologiche quantistiche contro la sorella, uccidendola immediatamente. Yanna cadde e la sua forza vitale intrappolata. La notizia del sacrificio di Yanna raggiunse suo padre.
Enki, il messaggero di saggezza e magia, afflitto dal dolore, la portò in un ringiovanimento. Ma questo però portò, nonostante ciò, alla fine di Atlantide. Reskingar a quel punto non si trovava da nessuna parte e si crede naturalmente che era abbastanza in fuga. Conoscendo la saggezza e il potere dell'universo, può essere usato così facilmente per male e oscurità. Voleva che tutta Atlantide venisse scartata e con essa i sacri segreti della tecnologia. Usando il suo tridente tecnologico, ha evocato le acque catastrofiche, come il grande diluvio di Noè, e le acque cominciarono a consumare ed affrontare la grande città di Atlantide, facendola affondare. E così, cancellando dagli annali del tempo, rimase solo il tempio di Unal, una sentinella tra le rovine sommerse di Atlantide, enigma splendente scivolata nelle nebbie della storia, insieme ai nefasti progetti dei fratelli oscuri e della sorella oscura Reskingar. Tra i resti di Enki, Enki fece cenno al suo amato figlio Nisizidida, conosciuto come Thoth, mitologia del dio della saggezza e della scrittura. L'oscurità portata alla sua sorellastra non accadrà mai più. I segreti e gli insegnamenti di Atlantide devono diventare sacro e impegno solo per gli uomini, scelti gli uomini di luce. Il compito della missione di Thoth era quello di salvare e conservare i registri di Atlantide, la conoscenza e la saggezza dell'universo, e riavviare una nuova civiltà sulla Terra. Con il suo equipaggio cosmico di Atlantidei ha intrapreso un viaggio verso l'alto nell'atmosfera terrestre. È disceso in un'antica terra deserta chiamata Chem, che oggi è conosciuta come l'Egitto moderno. Lui e il suo equipaggio atlantideo di molteplici razze e pianeti diversi avrebbero insegnato all'uomo a dare un calcio a un'altra civiltà in tutto il mondo. Era nella terra di Chem. Thoth la usava molto, questa tecnologia avanzata e conoscenza delle stelle, per creare e costruire la grande piramide di Giza, usando come fonte di energia il generatore per l'antico Chem. Questo era il suo piano, il piano del padre. Gli disse il maestro di saggezza che i figli degli uomini d'Egitto erediteranno questa terra che creano. In questo passaggio e capitolo delle tavolette di smeraldo scritte dallo stesso Thoth, Thoth fornisce un evento descrittivo del suo arrivo e della sua astronave nell'antica terra di Chem. Velocemente, e nella pagina 17 lui dice: velocemente fuggimmo verso il sole del mattino finché sotto di noi giaceva la terra dei figli di Chem. Infuriati arrivarono con bastoni, lance, alzati con rabbia cercando di uccidere e distruggere completamente i figli di Atlante. Poi sollevai il mio bastone e diressi il raggio di vibrazione, colpendoli ancora sul loro cammino come frammenti di pietra della montagna. Poi ho parlato con loro, parole calme e pacifiche, che raccontavano la loro potenza, la potenza di Atlantide, che dicevano quello che dovevano dire del sole e dei suoi messaggeri. Li ho intimoriti con la mia esibizione di scienza magica finché non sono stati ai miei piedi. Si sono umiliati finché non li ho rilasciati. In questo passaggio Thoth incontra il re dei barbari, arrabbiato, che cerca di fermarlo con il suo bastone, ma non ci riesce. E come suo padre Enki, che non era un assassino, non ha cercato di uccidere e non ha fatto finta di essere Dio, ma ha detto loro solo la verità su come lui e il suo equipaggio erano messi messaggeri di luce. Thoth divenne sovrano del re e re di Chem e regnò 16.000 anni e secondo le tavolette di smeraldo. Thoth affermò anche di aver trasferito la sua coscienza in Avatar nelle sale di Amen, dette anche sale di Amenti. Quali sono le camere di ringiovanimento che stanno trovando oggi nelle profondità della grande piramide di Giza? Mentre il suo corpo originale si stava ringiovanendo per 100 anni, andava in giro come un uomo, ma a differenza degli uomini, incarnandosi per sempre in diversi avatar che influenzavano gli uomini, insegnando la luce al loro interno. Thoth ha avuto molte incarnazioni in questa, e una di queste è conosciuta come Hermes, il maestro dei principi ermetici. E a pagina 18 delle tavolette di smeraldo si legge: abbiamo dimorato a lungo nella terra di Chem,
a lungo, fino a quando non abbiamo obbedito ai comandi del Maestro, che mentre dorme eppure vive eternamente. Ho mandato da me i figli di Atlantide, li mandò in molte direzioni affinché dal grembo del tempo la saggezza risorga nei suoi figli. Per molto tempo ho vissuto nella terra di Chem, compiendo grandi opere, grazie alla saggezza dentro di me, crescere verso l'alto, alla luce della conoscenza, i figli di Chem, irrigati dalle piogge della mia saggezza, vivendo di era ed era un sole di Atlantide, mantenendo la saggezza, preservando i registri. Grandi crebbero i figli di Chem, conquistando le persone intorno a loro, conoscendo e crescendo lentamente verso l'alto della forza dell'anima. Attraverso queste descrizioni che sono scritte, attribuite allo stesso Thoth, porta a compimento i suoi piani per lui e per il padre. Portare il sacro conoscenza di Atlantide agli uomini di Chem, l'antico Egitto. Durante la costruzione delle piramidi nominò i suoi sacerdoti più fidati per salvaguardare i suoi documenti e i suoi scritti. In questa scuola dovevi essere scelto e iniziato dagli stessi sommi sacerdoti di Thoth, generazioni a cui solo coloro che hanno un essere leggero, vibrazioni elevate, possono diventare iniziati della scuola. La scuola misterica di egiziana insegnerebbe tutta la conoscenza esoterica della spiritualità sacra, saggezza dell'universo e scienza magica, insegnata ai sacerdoti dello stesso Thoth. È interessante notare che le scuole misteriche egiziane avrebbero iniziato il re Salomone e Gesù Cristo di Nazareth, conosciuto come Yeshua. In un altro passaggio dello smeraldo, delle tavolette di smeraldo di Thoth, che provano innegabilmente che Atlantide era una città un tempo esistente. E nella pagina 16 egli recita: «Io fui scelto tra i figli degli uomini, istruito dall'Atlantide, affinché i suoi propositi potessero essere adempiuti. Scopi ancora non nati nel grembo del tempo, per lunghi secoli ho dimorato nel Tempio, imparando sempre ancora più saggezza, finché anch'io mi avvicinai alla luce sprigionata dal grande fuoco che lui mi ha insegnato. Il percorso verso Amenti, il mondo sotterraneo, dove il grande re risiede il suo trono di potere, mi sono inchinato profondamente, in omaggio davanti ai signori della vita e ai signori della morte, ricevendo in dono la chiave della vita». Non avevo il microfono acceso. Allora, spero di non aver annoiato qualcuno della chat con queste storie, queste leggende, con queste bellissime immagini che raccontano la creazione e la distruzione di Atlantide, secondo alcune teorie. Si collegano molto a quello che già avevamo intuito qualche tempo fa, qualche anno fa, e cioè che gli Atlantidei in realtà non erano completamente stati distrutti, ma si erano sparsi sulla Terra e hanno creato delle bellissime costruzioni, come le piramidi, come tante altre cose che ci troviamo ancora, qualcosa ci è rimasto. Quindi io credo molto a questa versione di esseri che sono venuti sulla Terra e hanno insegnato. E tra l'altro è molto interessante anche il riferimento alle tavolette di smeraldo di Thoth, che credo meriti una trasmissione solo per lei, per queste tavolette. Ci farò una trasmissione. C'è da studiare un po', perché sono tantissimi messaggi scritti proprio da Thoth, però potrebbe essere l'idea di una trasmissione. Allora, intanto io, mentre parlo, preparo il secondo video, che è molto interessante anche questo, perché ci parla della creazione degli angeli. E secondo questi contattisti che ci raccontano che gli angeli sono stati creati dai Patal,
questi esseri. L'unica cosa che mi dispiace stasera è che non vi posso far vedere l'immagine completa e forse non si sente abbastanza bene, però ragazzi, io potevo rimandare la trasmissione, ma ho preferito farvi compagnia anche in queste condizioni, quindi abbiate pazienza, e siccome l'argomento è abbastanza interessante, volevo esserci. Quest'altro video è molto bello e poi magari ne parleremo insieme. Adesso lo imposto, perché ragazzi, qui bisogna fare tutto a mano. Intanto mi arrivano 200 messaggi, sperando che anche questo, perché qui dice condividi l'audio del sistema, ma io lo condivido l'audio del sistema, però non è che si sente un granché. Ok, è pronto. È pronto. Naturalmente abbiate pazienza se l'audio non è come deve essere, però lo guardiamo insieme. I creatori degli angeli, Pa-Tal. Circa 3,75 miliardi di anni fa, all'interno di una dimensione di un universo alternativo, sotto la consapevolezza sia della coscienza materna che di quella paterna, fu avviata un'espansione cosmica, ponendo di fatto le basi per la creazione di numerosi universi, compreso quello in cui abitiamo. A guidare l'esplorazione di questo vasto dominio erano gli esseri luminosi, androgeni e non fisici della settima densità, conosciuti come gli angeli dell'arco, chiamati anche Elohim o la razza dei costruttori, identificati come Pa-Tal. Queste entità furono incaricate del compito di favorire l'emergere di una vita all'interno di questo continuum spazio-temporale appena formato, creando meticolosamente galassie, pianeti, universi, nel corso di innumerevoli eoni, seguendo le direttive emesse dalla fonte. Alla fine costruirono per loro stessi dei vascelli celesti ed eterei e iniziarono il processo di ingegneria delle molecole del DNA. Hanno affrontato la formidabile sfida di mantenere una coscienza cristica nella unità settima dimensione all'interno di una forma fisica in terza dimensione. Dopo 9,25 miliardi di anni di evoluzione cosmica, le condizioni erano mature per la comparsa di forme di vita di terza densità. Sotto la guida della figura androgena di Pa-Tal, chiamata Yahweh, i Pa-Tal o Elohim furono affascinati da un lussureggiante pianeta giungla vicino alla galassia di Orione, che offriva un ambiente ideale per la vita. Il loro risultato fondamentale è stata la creazione di una struttura di base del DNA a doppia elica, che ha gettato le basi per l'evoluzione della vita vegetale e animale su questo nuovo pianeta. Dopo aver raggiunto questo obiettivo, il gruppo di Pa-Tal ha deciso di manifestarsi nelle forme fisiche di quinta dimensione, quarta dimensione e terza dimensione, assumendo l'aspetto della loro creatura preferita che dimora sul pianeta, gli uccelli aviari. Questa evoluzione portò alla loro trasformazione in uccelli umanoidi, conosciuti come Cariani, contrassegnandoli con la razza fisica 3D, inaugurale di tutte le specie umanoidi in tutti gli universi e le galassie. In quest'era gli esseri Carian svilupparono un fascino per un rettile anfibio che risiedeva vicino alle paludi delle giungle del pianeta. Nel corso degli eoni i Cariani hanno voluto ed evoluto con successo questi rettili in umanoidi rettiliani bipedi completamente sviluppati. Alla fine, lasciandosi alle spalle le loro specie rettiliane ingegnerizzate, molti della razza superiore Carian salirono a densità più elevate e si avventurarono a sviluppare universi alternativi, lasciando dietro di sé migliaia di uova rettiliane ingegnerizzate. Attraverso il vasto multiuniverso, Lucifero, conosciuto anche con il nome di Ahriman, si liberò dal vuoto della coscienza dei genitori, emerse come uno dei primi esploratori di ogni universo e dimensione creata da Pa-Tal. Spinto dall'impazienza e del desiderio di creare in modo indipendente le proprie forme di vita a densità 3D, Ahriman scoprì il pianeta dei Cariani e identificò la razza rettiliana umanoide progettata dal Carian Pa-Tal.
Alimentato dalla curiosità, Ahriman prese le uova non schiuse degli umanoidi rettiliani e le seminò su un pianeta lontano all'interno del sistema Alpha Draconis, segnando l'origine del maestro Chakar, noto anche come la razza rettiliana Draco. Lucifero, non intrinsecamente malevolo, ma motivato dall'interesse personale, impose una matrice 3D agli esseri alfa draconiani, dove Ahriman servì come loro mentore e maestro. Questa razza di rettili maestri, alta da 4 a 5 metri, caratterizzata dalla loro forza, agilità e natura predatrice, possedeva una pelle muscolare squamosa in tonalità che andavano dal verde scuro al nero e al rosso o blu. Avevano occhi grandi con pupille a fessura, artigli affilati sulle dita delle mani e dei piedi e una coda lunga e sottile che aiutava il loro equilibrio. Ahriman era sufficientemente soddisfatto da riferirsi a questi nuovi esseri umanoidi come la sua progenie. Ahriman istruì i primi rettiliani dragoniani ad adottare la sua filosofia arimanica, condividendo i segreti cosmici e sottolineando l'importanza dell'autoconservazione e del dominio dell'universo, sull'universo e su tutti gli esseri viventi. Pertanto Ahriman, noto anche come Lucifero, stabilì i principi del dominio e della conquista galattica come principi fondamentali dello stile di vita draconiano rettiliano. Caratterizzati dalla loro natura egoista e dalle tendenze militaristiche, i dragoniani raggiunsero il progresso tecnologico e padroneggiarono i viaggi interstellari e interdimensionali prima di altre razze. Quando l'esistenza umanoide iniziata da Yahweh aveva padroneggiato la navigazione interstellare, i rettiliani Chakar avevano già stabilito un formidabile impero, prevalentemente come predatori, privi di amore e coscienza di unità. 4 miliardi di anni fa, mentre Ahriman orchestrava gli eventi su Alpha Draconis, Yahweh e i Patal partirono dai pianeti aviari dei Cariani e si stabilirono su un pianeta gassoso nel sistema di Vega. Nonostante provenissero dalla stessa densità, sono passati a un pianeta di quinta densità per allinearsi meglio con le loro attività creative. Nel regno di quinta densità, dove risiede gran parte della creazione della magia cosmica guidato dal creatore di tutto e dalla fonte, il Patal mirava a manifestare ulteriormente la vita nella terza densità, con l'intenzione di guarire la coscienza madre nella settima dimensione ed evoluzione superiore. Questo obiettivo ambizioso richiedeva l'implementazione di una perfetta dimensione Matrix 3D e di una sovrapposizione cosmica. Le forme fisiche, originate dal plasma, hanno creato in Patal per interagire con il regno 3D, ma mantenere questa densità ha presentato delle sfide richiedendo una rotazione dei compiti. Nel corso del tempo, Yahweh, insieme agli angeli dell'arco, riuscì ad ottenere una configurazione del DNA a 12 filamenti che facilitò la coscienza ad alta frequenza all'interno dei corpi corporei in 3D. L'innovativo laboratorio planetario situato nella costellazione di Vega è stato da loro chiamato Eden. Il nome Eden risuonerebbe in tutto il cosmo ogni volta che una nuova specie viene creata e progettata. Circa 427 milioni di anni fa, la razza liriana fu creata nell'Eden dai Patal. Avevano 52 cromosomi e molecole del DNA a 12 filamenti, con i loro corpi in carne e ossa, alti tra i 4 e i 5 metri. La decisione cruciale per creare l'essere perfetto capace di passare dalla 3D alla quinta D era anche l'essere che dovesse essere bipede, con due braccia per la manipolazione. Gatti e animali simili ai leoni furono tra i primi mammiferi 3D progettati dai laboratori di Patal. Ciò portò allo sviluppo dell'evoluzione di una specie umanoide liriana attraverso la contemplazione e il gioco per alcuni Patal che si interagirono nelle società liriane in crescita per aiutare a costruire la loro coscienza e conoscenza, promuovendo una pacifica cultura guerriera, nomade, con uno stile di vita agricolo. I primi liriani erano caratterizzati da un fisico snello, atletico e da una estetica sorprendente, con tonalità della pelle che variavano dal chiaro allo scuro e colori dei capelli che variavano dal blu all'arancione. I maschi in genere avevano una crescita abbondante di capelli, mentre le femmine tendevano ad averne di meno. Il sottogruppo felino dei liriani aveva caratteristiche facciali più feline, nonostante
la loro tendenza a mantenere le distanze ed evitare il contatto fisico, i liliani possedevano una forza simile ai maestosi leoni della terra, con una preferenza per osservare da lontano. Si distinguevano per le loro caratteristiche di gatto e leone, inclusi gli occhi vibranti, che li distinguevano dalle precedenti creazioni patali. Come i cariani e i rettiliani, molti Elohim, incarnandosi nella razza liliana, trovarono immensa gioia nell'esperienza dell'incarnazione più densa, vivendo per migliaia di anni e diventando leader spirituali della cultura liriana. Questo gruppo si è evoluto in quelli che oggi sono conosciuti come i maestri ascesi o esseri di Cristo, capaci di passare senza soluzione di continuità tra corpi carnosi 3D, corpi di luce e corpi di plasma a piacimento. Attraverso numerosi cicli di incarnazione, incroci genetici con mammiferi, bipedi, alle scimmie, la forma umanoide conosciuta come adamico si è evoluta con questo lignaggio genetico. La linea reale di Avion, o la casa di Avion, diventato più comune dei felini di razza pura. I liriani, con la loro coscienza elevata, avevano la straordinaria capacità di manipolare la natura e l'ambiente circostante, modellandolo secondo la loro volontà. Crearono vasti giardini, praticarono l'agricoltura biologica, svilupparono un'architettura vivente dell'essenza delle foreste e delle praterie, riflettendo la loro esistenza tribale nomade. Nella loro vita ricca, sensuale e armoniosa, i liriani avviarono anche le prime pratiche di monarchie reali in alcune delle loro società tecnologicamente più avanzate, distinte da quelle nomadi. La civiltà della Lira fiorì per milioni di anni con il suo impero che si estendeva dalla costellazione di Vega ai sistemi di Vulpecula, Ercole, Draco e Cigno. Vega, la stella più luminosa della Lira, segnava il loro pianeta natale celeste, chiamato Avion, un nome intraducibile in qualsiasi linguaggio umano. Avion era un pianeta paradisiaco, simile all'attuale Terra, con montagne, laghi, ruscelli, oceani e una varietà di vegetazione e forme di vita. 387 milioni di anni fa, mentre le civiltà liriane prosperavano, i rettiliani dragoniani, dopo aver esplorato varie galassie per circa 3 milioni di anni alla ricerca di vaste risorse ed estendendo il loro dominio, si imbatterono nel pianeta Avion, nella costellazione di Vega. Questi Dracos, che operavano principalmente come flotte interstellari dipendenti dalla loro raccolta di pianeti per il sostentamento, avevano raggiunto l'apice dell'abilità tecnologica senza integrare una coscienza superiore. Crearono versioni specializzate della loro razza, come i Chakar, che rappresentavano la loro stirpe reale dei Draco, immaginando un futuro impero galattico per espandere la loro influenza. L'imponente razza rettiliana dragoniana iniziale dominante, vestita con pesanti armature tecnologiche dell'era spaziale, con l'elite che sfoggiavano grandi scaglie sulla testa simili ad antenne e indossavano elmetti spaziali simili a pesci, era scortata da enormi navi celesti a forma di T, impreziosite da luci rossastre. Nella tarda notte nebbiosa, questi rettili scesero sul pianeta gassoso di Avion. Dopo essersi stabiliti, i rettiliani stabilirono uno strano accampamento celeste tecnologico. In questo frangente, le tribù nomadi, popolazioni indigene della Liriana, che consideravano questo pianeta la loro casa, iniziarono a sussurrare avvertimenti. Il vento portava storie di questi stranieri simili a rettili che ora calpestavano il loro suolo sacro, armati di strane armi e brandendo una tecnologia invisibile. Tra queste tribù c'era l'orgogliosa nazione Ta'al Liran, guardiani del pianeta e custodi dell'antica saggezza. Un misto di paura e curiosità si scatenò nei cuori della tribù Ta'al. Si riunivano in consiglio, i loro volti adornati con simboli di protezione e le loro voci alzate in preghiera al grande creatore di tutto. Un saggio capo della nazione di nome Wovoka cominciò a parlare alla gente. «Figli miei, la terra sotto i nostri piedi e il cielo sopra di noi testimoniano questa nuova alba. Non incontriamo i nostri ospiti con paura, perché la paura genera incomprensioni e l'incomprensione porta al conflitto. Tendiamo la mano dell'amicizia, perché siamo tutti figli dello stesso grande spirito. Condivideremo con loro la generosità della nostra terra, insegneremo loro le usanze del nostro popolo e impareremo da loro ciò che hanno da offrire». Un giovane guerriero, Cocise, allora alzò la voce
lo sguardo fermo e pieno di risolutezza. Possiamo davvero credere nell'amore e nell'armonia promessi da questi invasori? Non abbiamo forse cercato noi stessi le espansioni, guidati dal grande spirito? Le loro enormi astronavi e le loro formidabili armi hanno il potere di annientarci. Gente mia, la stessa terra su cui ci troviamo e il cielo sotto il quale viviamo testimonia questa violazione. Non possiamo permetterci di accogliere questa invasione con ingenua fiducia, perché la fede mal riposta ci porta su un cammino verso la nostra stessa distruzione. Aggrappiamoci invece alla saggezza tramandata dai nostri antenati, i veri amministratori di queste terre per generazioni. È nostro dovere preservare la nostra eredità, sostenere l'eredità di coloro che ci hanno preceduto e proteggere la purezza dei nostri costumi dell'essere spazzati via dalle maree straniere. Le tue parole sono vere e forti, Cochise. Non dobbiamo cedere alla paura. Affrontiamo questo incontro con cuore e mente aperti, perché la diversità è il giardino in cui fiorisce la saggezza. Possiamo trovare forza nelle nostre tradizioni, coraggio nei nostri cuori e saggezza nelle nostre azioni. Insieme apriamo un percorso di pace e convivenza affinché i nostri figli e i figli dei loro figli possano vivere in un mondo in cui il rispetto e la comprensione colmano il divario tra le culture. Il momento del loro incontro fu carico di tensione, poiché i rettiliani, vestiti con i loro lussureggianti abiti celesti e armati delle loro armi avanzate, entrarono nella terra dei nomadi di Lyra. Sembrava che stessero esaminando il pianeta e i suoi abitanti alla ricerca di qualcosa di prezioso. I liriani osservarono da lontano, i loro sentimenti erano un complesso misto di stupore e apprensione. Attraverso piccoli gesti e lo scambio di tecnologia iniziarono gli sforzi per colmare il divario di comunicazione tra queste due specie distinte. Man mano che questi scambi diventavano più frequenti, iniziarono a svilupparsi un legame e una comprensione reciproca. I liriani introdussero i rettiliani ai doni della loro terra, condividendo il loro stile di vita e le loro tradizioni su Lyra. In cambio, i rettiliani offrirono un dono, strumenti metallici e gadget tecnologici, meravigliandosi della ricchezza del pianeta che avevano scoperto. Tuttavia, sotto questa patina di ritrovata armonia, si stavano formando correnti oscure. Agli occhi i predatori di Chaka, i Chakar e i liriani apparivano vulnerabili, inizialmente esitanti. I Dragos osservarono attentamente le abilità apparentemente magiche dei liriani di leggere la mente e manipolare l'ambiente circostante. La storia spesso dimostra che quando una forza più potente incontra forza meno compresa, ma che vive nell'abbondanza, la ricerca del dominio è inevitabile. Sauron, una figura di comando tra le forze rettiliane dei Chakar, elaborò un piano strategico per impossessarsi delle risorse planetarie vitali attraverso la coercizione. La sua strategia prevedeva l'invio di un inviato rettiliano a un venerato tempio di Avion, sede di una potente e ambita tecnologia Patal, profondamente venerata dai liriani. Con spietata efficienza, questo inviato rettiliano massacrò i sacerdoti e le sacerdotesse di Lyra, lasciando dietro di sé una scia di spargimenti di sangue e morte. Quando le colonie di Lyra vennero a conoscenza di questa atrocità, la fragile pace andò in frantumi. Le incomprensioni si trasformarono in conflitti e lo scontro tra queste due specie minacciò di inghiottire il mondo Lyran, del sistema Vega, in fiamme. In seguito l'esercito rettiliano Draco iniziò l'invasione e la conquista del pianeta Avion. Decimarono intere comunità con un'efficienza agghiacciante, impiegando vaste armi tecnologiche mai viste prima dai liriani e consumando persino i cadaveri delle loro vittime. I Tal Lirian guardarono con orrore mentre i loro cari venivano massacrati senza pietà e le loro grida agonizzanti echeggiavano nelle valli come lamenti dolorosi. Hanno assistito alla distruzione delle loro case, città e di gran parte dell'antica tecnologia che aveva sostenuto la vita sul loro pianeta. I soldati rettiliani scoprirono un piacere perverso non solo nell'atto di uccidere gli esseri liriani, ma anche nel gusto di essere felini liriani nello specifico, considerandoli prede facili. Tuttavia, l'aspetto più sinistro della loro conquista fu la realizzazione da parte dei Dragos
che le emozioni dei liviani o di qualsiasi essere da loro consumato, in particolare l'emozione del terrore, inducevano a un'intensa euforia. I felini Lirian furono sottoposti alla tortura e consumo, con i Dragos che banchettavano non solo con la loro carne, ma anche con l'orribile energia psichica delle loro vibrazioni emotive, un fenomeno noto come Lush. Questa triste scoperta dell'energia oscura, unita all'intrusione degli Arconti, esacerbava le tendenze più malevole dei Dagoniani, creando una griglia di coscienza. Ciò segnò l'inizio della narrativa originale del serpente del giardino, introducendo concetti di omicidio, tortura, guerra e coscienza della dualità polarizzata nella psiche umanoide. I Dracos instillarono la paura nel DNA eterico, ponendo le basi per una lotta duratura, per tutte le future densità fisiche dell'universo. Nel mezzo di questo capitolo oscuro è emersa una tragica sottotrama che evidenzia la nascita di pregiudizi irrazionali contro altre specie. Prendendo di mira in particolare i liriani dai capelli rossi e i rettiliani squamosi dalla pelle scura. I liriani dai capelli rossi, noti per le loro formidabili capacità psichiche, divennero i bersagli principali dei piani di Drago, trovandosi spesso strategizzati all'interno delle loro stesse comunità su altri pianeti. Nel frattempo, i pacifici dragonici che si opposero all'aggressore del loro impero dovettero affrontare simili inclusioni o violenze a causa della loro caratteristica rettiliana, cementando una divisione e gettando una lunga ombra del pregiudizio attraverso le galassie. Nella fase iniziale dell'invasione di Lyra, la popolazione civile fu soggetta alla schiavitù, al genocidio e all'incombente minaccia di completo annientamento, mentre i dragoniani persero metodicamente il controllo di Vega e dei suoi corpi celesti adiacenti. La nobiltà di Lyra non trovò esenzione da questo destino, perché anche loro furono catturati da dragoniani, che a loro volta consolidarono il loro dominio. E durante questo periodo di incessante distruzione, uccisioni di massa e scoppio di guerre e conflitti all'interno di Vega, un piccolo contingente di 7 rettiliani ribelli si oppose, opponendosi alla campagna di sterminio dei Chagar diretta contro i liriani di Vega. Facilitarono la fuga di un gruppo selezionato di leader liriani verso le vicinanze di Sirio A e anche vicino a Sirio B, all'interno del settore di Orione. Inoltre, un certo numero di rifugiati liriani, che furono estremamente fortunati, riuscirono a evacuare il loro sistema stellare a bordo di navi interplanetarie che si muovevano lentamente. Questi rifugiati si sono riuniti in un convoglio che ha sviluppato capacità dal campo dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria e della difesa. Liberandosi dalla matrice 3D, sono passati ai anomali regni di quinta dimensione, dove le frequenze vibrazionali favorivano la guarigione dei loro traumi. Fu qui che ebbe inizio la rivolta iniziale contro l'impero Draco. Questa assemblea sarebbe stata successivamente riconosciuta come la Federazione Galattica dei Mondi e rappresentava una coalizione di leader provenienti dai vari pianeti unificati contro l'impero rettiliano Chagar. Da questo punto critico, la maggior parte dei rifugiati scelse di rincarnarsi come esseri di numerose razze, come gli Arturiani, gli Andromediani, i Pleiadiani, all'interno delle Pleiadi e attraverso altre galassie, ascendendo a dimensioni superiori ben oltre la portata degli invasori draconiani. Cari amici e cari amiche, finisce qui questo primo episodio. Se ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Resta sintonizzato per la seconda parte. Come avete potuto notare, avevo il microfono spento, lo devo spegnere, se no fa eco. E però poi mi dimentico di riaccenderlo. Allora, come avete potuto notare in questo bellissimo racconto di queste leggende astrali, dove veramente si nota quello che oggi in realtà noi ereditiamo, perché questi racconti tratti da un sito americano tradotti per voi
sono un compendio, diciamo, dei libri di Zaccaria Sitchin, un compendio probabilmente anche di tanti altri autori che hanno avvallato delle ipotesi, ma anche di molti contattisti. E infatti il prossimo video è stato creato da un essere che ho già portato qui in radio, si chiama Swaru Derra, una pleiadiana, che ci racconta, a secondo quello che lei sa, come sono fatte le varie razze nei nostri universi paralleli. Come avete potuto notare, cari amici, in questo bellissimo racconto, questo è un racconto di guerre di centinaia di anni, milioni di anni fa, insomma, non è di ieri. Però cosa possiamo notare da questi racconti? Innanzitutto la radice rettiliana che ancora è dentro di noi, perché noi non dimentichiamoci che noi proveniamo da queste razze rettiliane, poi trasformate in modo positivo, ma noi proveniamo da questo tipo di razze. E infatti si dice ancora che abbiamo una parte del cervello rettiliano, e poi quando nasce un bambino, i primi momenti del feto sono esattamente identici a un piccolo rettile, alla coda, alle zampe, tutto quanto. Poi naturalmente, grazie a un'evoluzione di milioni di anni, perché naturalmente sono passati milioni di anni, la razza rettiliana è stata assorbita dalla razza di cui siamo in questo momento. Però c'è un però: tutta quella violenza, quell'odio, la discriminazione razziale che hanno vissuto i nostri antenati milioni di anni fa è rimasto un po' nel nostro DNA, perché se noi osserviamo il nostro mondo odierno, c'è violenza, c'è discriminazione razziale e sessuale, c'è ancora quello stampo rettiliano che purtroppo è duro a morire. I rettiliani sulla Terra sono stati eliminati completamente, avevano fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, delle basi sotterranee, forse ne hanno ancora qualcuna, ma molto profonda, che non dà fastidio a nessuno, anche perché appena mettono il naso fuori li fanno fuori immediatamente, per fortuna i nostri amici stellari. Sono state tutte distrutte ultimamente le loro basi, quindi sulla Terra rimane solo un'impronta rettiliana, non tanto il rettiliano vero e proprio, anche se antiche famiglie ancora ereditano questo lignaggio, e sono infatti alcuni potenti della Terra che sono ancora i figli di quelli che poi ci faremo prossimamente, sempre su Leggenda Astrale, vi racconterò la storia anche degli Anunnaki, che è molto interessante, anche se questa parola, pure questa, non so perché, è una parola che non piace al media stream, allo stream, insomma. Bene, io penso che queste sono trasmissioni, almeno per me, interessanti. Raccontano una visione diversa di quello che è la fantascienza, perché la fantascienza non è un qualcosa di inventato. E poi, grazie all'ausilio anche di l'intelligenza artificiale, perché molte di queste immagini sono state create con l'intelligenza artificiale, e vedete, a volte anche le cose che sono demonizzate possono in realtà aiutare, perché l'intelligenza artificiale aiuta a diminuire il lavorone che si sarebbe dovuto fare se, immaginate, tutte queste immagini se si facevano a mano come una volta, come un cartone animato, sarebbe stato un lavoro immenso. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, possiamo dettare all'intelligenza artificiale un'immagine, un video, e lei ci darà tutto quello che noi chiediamo. E quindi è molto interessante quello che stiamo vedendo. Mi dispiace, ripeto, come prima puntata purtroppo
di non essere al top, perché avrei preferito farvi vedere queste immagini tutte piene e poi in un altro modo, ma la mia tigna ha voluto comunque essere presente lo stesso. Allora, adesso vi faccio vedere una cosa, un altro video bellissimo che ho fatto fresco questa sera. Allora, rimetto lo schermo intero, rimetto l'audio, perché se mi dimentico qualcosa, poi so cavoli. Poi, scusate un attimo, mi tocca andare... No, devo rifarlo al contrario, scusate. Ho sbagliato qualcosa. Allora, intanto rimuoviamo. Questo che vedete è il mio secondo schermo, ma non c'entra niente. Allora, devo prima caricare il video. Dunque, eccolo qui. Ecco, questo è molto bello. Non dura tanto questo, è un quarto d'ora, però l'ho fatto proprio stasera, prima di iniziare, per questo sono arrivato un po' in ritardo nel poter mettere i video interessanti. Allora, interrompiamo la condivisione, ricondividiamo lo schermo, abbiate pazienza, che è tutto in diretta. Ok. Allora, questo video è tratto dai racconti di un essere extraterrestre, voi vedrete il volto di un adolescente. Infatti pure padre Matteo, senza saperlo, ha raccontato questa cosa, che questi esseri hanno un volto di 12 anni, 15 anni, ma in realtà non hanno 12 anni o 15 anni, ma ne hanno qualche migliaio di anni, però la loro fisionomia rimane così. Esuera de Erra, che è molto famosa in Sud America, qui in Italia l'ho portata solo io praticamente, perché in Sud America la realtà extraterrestre ha tutto un altro valore che qui in Italia. Qui ci prendono in giro quando raccontiamo queste cose, ma adesso... In questo video c'è la spiegazione di come sono gli arturiani, quindi vedremo poi nelle puntate precedenti razza per razza. Abbiamo visto come sono nati i rettiliani e adesso vedremo come sono gli arturiani. Buona visione! Lo schermo è condiviso. Adesso andiamo a prendere il nostro video che avevo preparato. Allora, eccolo qui. Thank you.
Chi ha occhi per vedere, veda. Ho creato questo video non solo per discutere dell'affascinante razza extraterrestre arturiana, ma anche per chiarire numerosi malintesi legati al loro aspetto fisico. È comune che le persone adottino una prospettiva semplicistica, ritenendo che la rappresentazione di una razza possa essere limitarsi all'immagine di un singolo individuo. Tuttavia, ciò non riflette la realtà, poiché non tutti i pleiadiani sono biondi o albini, né hanno tutti un aspetto liriano o umanomorfo. La diversità delle persone e le loro caratteristiche distintive sono la prova della complessità e dell'unicità di ogni essere, riconoscendo che siamo creatori della nostra stessa realtà. È logico comprendere che ogni essere manifesta un corpo con caratteristiche uniche, progettate secondo la propria volontà. Allo stesso modo, molti sanno già che le Pleiadi o M45 costituiscono un vasto ammasso stellare. È frequente sentire individui parlare dei pleiadiani senza specificare a quale stella o pianeta si riferiscano, il che indica una mancanza di informazioni precise sulla razza o sul mittente del messaggio. I pleiadiani non costituiscono un'unica razza di extraterrestri, ma diverse. E poiché questo immenso ammasso stellare ospita numerosi pianeti abitati da diverse colonie di razze diverse, ciò significa che un pianeta potrebbe non essere la dimora esclusiva di una singola specie o razza. Ad esempio, i Taghedi mantengono una colonia di pianeta Cindriel e di Aldebaran, e quindi molte razze delle Pleiadi sono gli Elohi, i Solatiani, hanno colonie su vari pianeti. Questa realtà chiarisce la confusione che spesso nasce quando le informazioni sembrano contraddittorie. Tuttavia, ciò non implica necessariamente un inganno, ma riflette piuttosto una mancanza di comprensione umana di questo aspetto cruciale quando si cerca di comprendere le razze stellari. Spesso si commette l'errore di emettere giudizi e critiche senza avere un contesto completo, dimostrando così ignoranza. È essenziale comprenderlo per ottenere una prospettiva più ampia e accurata del cosmo. In relazione agli arturiani, la situazione è simile. Abbiamo però la testimonianza di Swaru di Erra, che afferma di averne una profonda conoscenza. Durante una chiacchierata con Gosia, che ha un canale sulla Agenzia Cosmica, ci fornisse dettagli specifici sul suo aspetto. Colgo l'occasione per aprire una parentesi e invitarvi a guardare i nostri canali Radiovisione 1111, anche le trasmissioni precedenti. Guardando l'immagine, Gosia chiede a Swaru se le figure raffigurate sono arturiani. Swaru risponde che, sebbene le teste siano approssimativamente corrette, i corpi sono troppo lunghi e assomigliano a quelli degli andromediani. Notando che le figure hanno i seni e sembrano essere femmine andromediane con teste allungate, al contrario spiega che gli arturiani sono più bassi e hanno una forma compatta. Swaru riconosce che c'è qualche somiglianza altrove nell'immagine, dove i corpi sembrano appropriati ma le teste sembrano troppo simili a quelle di un bambino umano, il che non corrisponde esattamente all'aspetto degli arturiani. A differenza delle comuni rappresentazioni, gli esseri alti con colli lunghi e stilizzati che predominano in molte animazioni e illustrazioni, Swaru ci informa che gli arturiani sono infatti piuttosto bassi, superando raramente i 150 cm, con un'altezza media di 130-140 cm, teste grandi e sproporzionate rispetto alle dimensioni del corpo, grandi occhi a mandorla e bocca grande, comunque molto bella esteticamente parlando, con pelle di vari colori, dal marrone al viola, con macchie marroni o rosse. I rami dei cosiddetti arturiani comprendono tre grandi specie imparentate con i Dizielpilex, i Divoniani e i Corentiani. Queste specie abitano nella regione dello spazio Butes, in un'area che comprende innumerevoli pianeti.
sono tre specie molto antiche e non appartengono alla stirpe Liria. Sono simili ai rami degli andromediani, dei celano, una sottospecie di andromediani. Elevato contenuto del DNA di anfibi, molto avanzati spiritualmente e tecnologicamente. Si dice che siano tra i più tecnologicamente e spiritualmente avanzati della galassia. Sono conosciuti come grandi costruttori, con uno straordinario genio per i gadget. Non esistono maschi e femmine, sono tutti dello stesso sesso. La loro riproduzione è asessuata e si prendono gioco di specie come i Tageta e l'umano perché si riproducono in modo così strano, imbarazzante e spettacolare. Per quanto riguarda la loro riproduzione, gli arturiani colorano se stessi, ma non attraverso la partenogenesi come i Tagetei. Gli arturiani hanno una sacca nell'addome simile a quella dei marsupiali, dove un individuo, quando è vecchio e molto danneggiato fisicamente, inizia a formare in quella sacca un altro essere che è un clone identico del progenitore. Quando raggiunge dimensioni e maturità sufficienti, fa capolino dal marsupio come farebbe un piccolo canguro. La coscienza del genitore passa a quella della piccola creatura e del bambino e la stessa diventa la stessa persona. Quando il suo processo di maturazione terminerà, sebbene sia ancora molto piccolo, il bambino Diezel Pivelex, devoniano o corentiano, emergerà dal corpo adulto e vecchio, solo quello piccolo lo abiterà, lasciando il corpo vecchio a morire per mancanza di attenzione cosciente. Il piccolo è totalmente in grado di sopravvivere e di prendersi cura di se stesso. Nascono indipendenti al 100%. Continuano la loro vita dove l'hanno lasciata. Con il corpo precedente, questa specie si clona solo senza tornare alla sorgente per reincarnarsi. Si rinnovano solo automaticamente, reincarnandosi solo se muoiono per sbaglio o qualcosa del genere. Nonostante abitano corpi materiali nella quinta dimensione, gli arturiani non vedono questo come un ostacolo alla loro ascensione al progresso spirituale. Considerano la loro esistenza in quinta D come complementare, sottolineando che la materialità non è qualcosa da cui sfuggire, ma parte integrante del loro essere. Hanno piena coscienza, capaci di ricordare quasi tutte le loro vite precedenti senza il velo dell'oblio. Questa razza sperimenta una continuità di esistenza, mantenendo un accumulo diretto di memoria e conoscenza, e dimentica solo ciò che decide consapevolmente di lasciarsi alle spalle. Il suo concetto di morte è unico. Non muoiono nel senso tradizionale, ma si rinnovano costantemente. Sono consapevoli di tutto al 100%. I Dizilantiplex, i Corentiani e i Devoniani lo vedono solo come un ciclo della loro vita, una linea eterna di un passato remoto, essendo lo stesso essere, con totale memoria di ciò. Progressione e accumulazione diretta di memoria e conoscenza dimenticano la misura in cui decidono di dimenticarlo. Non muoiono in se stessi, si rinnovano costantemente, come cresce un'unghia. Optano per un'esistenza a fasi finite attraverso il rinnovamento di sé invece di rimanere immutati nello stesso corpo fisico. Questa decisione riflette i loro valori e la loro filosofia come specie. Preferiscono indossare lunghe toghe riccamente decorate con spirali d'oro e argento e colori che spesso includono sfumature metalliche scure di rosso, viola e blu. Sebbene la loro presenza fisica in quinta D, gli arturiani sperimentano e agiscono oltre questa dimensione, usando i loro corpi come veicoli per interagire all'interno della quinta dimensione. Ciò riflette una profonda comprensione della multidimensionalità della loro esistenza. Sono creatori di codici e modelli complessi, come i cerchi nel grano, che riflettono il loro pensiero intricato e la connessione con geometrie frattali avanzate. Questi modelli agiscono come attivatori della memoria e della coscienza, sia per loro che per le altre specie. Mantengono un rapporto di reciproca cooperazione con i Tageti. Tra le altre razze,
sono membri attivi e cofondatori di diversi consigli galattici, tra cui il Consiglio di Andromeda e il Consiglio della Sfera. Sebbene non possediamo il concetto di amore romantico e non formino coppie nel senso umano, gli arturiani sperimentano ed esprimono l'amore in modo collettivo e onnicomprensivo, concentrandosi sul benessere dell'insieme piuttosto che sulle relazioni individuali. Gli arturiani possono incarnarsi in altre razze per sperimentare le varie forme di vita, compreso l'amore romantico, sebbene la sua essenza rimanga collegata alla sua origine arturiana. Questa visione degli arturiani ci rivela una civiltà avanzata non solo in termini tecnologici e spirituali, ma anche nella sua profonda comprensione dell'amore, della coscienza e dell'interconnessione di tutte le forme della vita del cosmo. Questo argomento affascinante è un invito a espandere i nostri orizzonti e ad avventurarci oltre il conosciuto, ad esplorare la vastità e la diversità del cosmo. Entrando nel mondo degli arturiani scopriamo non solo le peculiarità di questa razza extraterrestre, ma anche il ricco arazzo della vita che compone l'universo. Siamo di fronte a una meravigliosa realtà, che la diversità è una forza, ci ricorda che ogni individuo, ogni essere è una manifestazione unica della coscienza, dotata della capacità di creare la propria realtà. Questa conoscenza ci ispira a guardare oltre le prime impressioni, a mettere in discussione le amplificazioni e ad abbracciare, semplificando, la complessità della vita in tutte le sue forme. Ci insegna il valore della differenziazione non come motivo di divisione, ma come celebrazione dell'individualità e dell'interconnessione. Mentre esploriamo civiltà diverse, ci rendiamo conto che la nostra comprensione dell'universo è solo la superficie di un oceano di conoscenze ed esperienze. Questa prospettiva più ampia ci spinge a cercare una comprensione più profonda, non solo delle altre forme di vita, ma anche di noi stessi e della nostra posizione in questo vasto cosmo. Gli arturiani, con la loro tecnologia avanzata, spiritualità e filosofia di vita, ci offrono una visione di ciò che è possibile. Ci ispirano a chiederci come possiamo applicare il loro approccio e il rinnovamento personale e alla consapevolezza della nostra vita. In che modo possiamo vivere più connessi, consapevoli della continuità della nostra esistenza e dell'accumulo di conoscenze e di esperienze? Grazie a tutti per aver guardato questo video ed esplorato insieme a me e insieme a Radio Visione 1111 un piccolo campione dell'affascinante trama della vita dell'universo. Se vuoi approfondire questo appassionante argomento, continua a seguire Radio Visione 1111 e Leggende Astrali. Microfono, mi scuso per la non qualità piena questa sera, io ho sofferto tanto, come dice Rocco quando qualcosa non va bene. Ho sofferto tanto perché le immagini non erano come io volevo, però si sentiva, spero si sentiva bene. Non so se avete notato, ragazzi, perché ci tengo a fare questo tipo di trasmissioni. Innanzitutto ci tengo perché attraverso la conoscenza delle altre razze, in questo caso abbiamo scoperto questa fantastica razza degli arturiani, tutto questo è tratto naturalmente da contattisti che hanno un canale con alcuni esseri provenienti da Tagheta e poi anche tratto da molti scritti odierni. E vedete quanto è incredibile? Quando io dicevo qualche tempo fa che il nostro pianeta Terra è un pianeta database, cioè noi abbiamo in questo nostro pianeta l'impronta di quello che c'è nel nostro universo. Quindi gli animali hanno l'impronta di altri esseri di senzienti nel nostro universo. Come abbiamo visto, ci sono razze che assomigliano ai felini,
razze che assomigliano ai cavalli, razze che sono simili agli insetti, ai rettili. Ecco, sulla Terra, io, questa è una versione mia, non l'ha detto mai nessuno, ma mi prendo le responsabilità. Questo è un database, il nostro pianeta è un database. L'unico essere che, diciamo, riuscito male, che una copia è riuscita male, è l'essere umano. Ma non tanto, perché l'essere umano ha dentro di sé tutte le essenze di tutte le razze. Io credo che noi abbiamo nel nostro DNA impresso tutte le essenze dei nostri dominatori, come voi potete vedere, per esempio, in Sicilia, in Calabria, in Puglia. Ci sono molte costruzioni, magari spagnoleggianti, arabeggianti, perché le varie invasioni hanno contaminato il nostro territorio. Ecco, secondo me l'essere umano, nella sua coscienza, nel suo DNA, nella sua interiorità, è stato contaminato da tantissime razze che sono nell'universo. E noi dovremmo essere i custodi di tutto il database che c'è nell'universo, negli universi paralleli, partendo dai batteri e arrivando agli elefanti, arrivando a qualsiasi tipo di animale c'è su questa terra. Ecco, come avete visto, gli arturiani hanno un modo diverso di concepire la morte e la vita. Loro non muoiono mai, se muoiono forse per qualche incidente, decidono di rincarnarsi, cioè non si rincarnano, perché è un ciclo continuo. È secondo me una razza da cui prendere spunto. Sono molto tecnologici, ma nello stesso tempo anche spirituali, quindi noi abbiamo preso parte anche di questa essenza. Io credo che possiamo imparare tanto dalle altre razze e non dobbiamo precluderci al pensiero che ci siano anche razze non buone, perché fino a qualche tempo fa anch'io pensavo che le razze extraterrestri, cioè fuori dalla Terra, quindi in altri universi paralleli, io non parlo fuori dalla Terra come pianeti, no, come dimensioni. Ecco, anch'io immaginavo che essendo esseri di altri mondi, sicuramente dovevano essere superiori anche come intelligenza, come spiritualità. In realtà non è così. L'universo è la fotocopia di quello che c'è sulla Terra, cioè ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono esseri che si sono evoluti, che hanno un'evoluzione di centinaia di migliaia di anni rispetto a noi, ma ci sono anche esseri che sono paritetici a noi, ma esseri che sono ancora più bassi e quindi devono ancora andare avanti nella loro evoluzione. Spero di avervi fatto passare quest'oretta, oretta e venti. Avevo avvertito che queste trasmissioni non dureranno tanto mai, perché sono dei piccoli documentari, dei piccoli filmati. Fateli vedere ai vostri nipoti, ai vostri figli, perché anche potrebbe essere interessante anche per loro capire che non siamo soli nell'universo e che gli esseri di altri mondi non sono completamente diversi da noi. Lo sono fisicamente, perché hanno una conformazione diversa, ma l'essenza di tutti gli esseri dell'universo è dentro di noi, compresa la violenza, compreso l'amore, compresa la tecnologia, compresa la coscienza. Quindi noi siamo veramente un compendio di ciò che l'universo ci ha donato. Ma anche noi abbiamo bisogno di evolverci, perché tutto questo insieme nel nostro DNA deve portare però a completare quello che gli altri esseri hanno già completato, quindi crescere, evolverci, non certo con la violenza, non certo con la sopraffazione, non certo con la lotta tra razze e varie cose, ma soltanto con l'amore. Questa è una cosa che ormai ho ripetuto tante volte: con l'amore. Quando c'è l'amore non c'è paura, quando c'è paura non c'è amore. L'amore può portarci veramente a competere con razze molto più grandi e avanzate di noi.
Io vi auguro una bellissima notte a tutti e un bellissimo giorno per chi ci sta ascoltando di giorno. Mettiamo la sigletta finale e naturalmente Radio Visione non finisce qui. Domani sera c'è Rocco con Padre Matteo e poi la prossima settimana altre sorprese.